Durante la Seconda Guerra Mondiale, Corrie ten Boom e sua sorella Betsy furono arrestate per aver nascosto ebrei e furono mandate nel campo di concentramento in cui Betsy morì. Qualche anno dopo, Corrie fu invitata a parlare in una conferenza, alla fine della quale un uomo venne avanti a salutarla e lei lo riconobbe come uno dei più cattivi aguzzini del campo in cui era stata internata. L'uomo le disse di essere diventato cristiano e stese la mano chiedendole perdono. Corrie, dopo un attimo di esitazione, chiese aiuto a Dio per perdonare e allungò la mano per incontrare quella dell'uomo. Quando le due mani si congiunsero, Corrie si sentì attraversare prima come da una scossa elettrica, dalla testa ai piedi, e subito dopo dal calore dell'amore di Dio, e seppe che nell'istante in cui lei aveva perdonato l'uomo, Dio aveva perdonato anche lei dei suoi errori. A volte le offese e i torti che riceviamo ci rendono difficile perdonare chi ce li ha fatti. Qualcuno ha detto giustamente che il perdono non è un caso di amnesia santa che ti fa magicamente cancellare il passato, è piuttosto un'esperienza di guarigione che toglie il veleno da una ferita passata. Dio ci chiede di fare agli altri quello che Lui ha fatto a noi, perché solo perdonando lo saremmo anche noi. E infatti, nell'Evangelo secondo Matteo, capitolo 6, versetto 15, vi è scritto: «Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre».